E incomincia oggi la due giorni Blue Thinking, organizzato dal FLAG Ionio 2 insieme al comune di Roccella Ionica, dedicata alla Blue Economy. Alessandro Zito, di che si tratta? Una due giorni, un convegno di caratura nazionale che abbiamo pensato di organizzare innanzitutto per celebrare l'ottimo traguardo raggiunto dal comune di Roccella Ionica, il 20° anno consecutivo in cui conquista la bandiera blu. Poi perché leggendo il rapporto sull'economia del mare curato dall'Istituto Tagliacarne abbiamo notato un dato che ci ha piacevolmente sorpreso, cioè che la Calabria rispetto alle attività legate al mare e che gravitano intorno all'economia del mare si piazza ai primi posti in Italia per valore aggiunto dell'occupazione e degli occupati in questo settore. Allora abbiamo detto, questa cosa ha confortato l'impressione che avevamo, che intorno alla risorsa mare si può costruire il futuro di questa regione, ed è in questo senso che il FLAG ha sempre operato. Vogliamo con questa due giorni ascoltare, aprire una finestra al di fuori dei confini della regione, ascoltare le esperienze che si stanno realizzando in altri territori sulle attività principali che il mare può consentire di sviluppare: la pesca, l'acquacoltura, la biotecnologia, la produzione di energia, i trasporti marittimi, quindi ce ne sono tantissimi. Allora noi vogliamo proporre alla fine di questi due giorni la redazione e l'adesione di un manifesto per la crescita blu in Calabria. Allora, il dottor Alessandro Rinaldi, che è responsabile direttore del centro di ricerca delle Camere di Commercio, ecco, lei introdurrà le tre sessioni, tutte e tre, che sono dedicate alla Blue Economy. Vogliamo spiegare che cos'è la Blue Economy e come può essere applicata per uno sviluppo importante, anche sostenibile? La Blue Economy è l'insieme delle attività economiche collegate che ruotano intorno al mare. Il mare è una risorsa che ha grandissime potenzialità e una grande importanza in realtà per il nostro paese, che ha chilometri e chilometri di coste, e questo sistema economico è fatto da attività tradizionali come quella della pesca, che tutti conosciamo, che ha una storia che viene da lontano, per arrivare anche a attività come la cantieristica navale, il turismo costiero, la portualità, tutto il mondo della ricerca legato al mare. E quindi è un insieme di attività economiche che riesce ad attivare, consideri, quasi il 10% dell'economia del paese. Qual è il risultato delle sue ricerche in termini, di sviluppo e la progressione negli anni? Che cosa è accaduto? È accaduto che intanto c'è un'attenzione che è crescente a questi temi, ma anche se pensiamo al consumo di pesce, no? All'attenzione che c'è oggi da parte dei consumatori ai prodotti per esempio del mare, ma c'è una crescente attività che rileviamo di questa economia, che riesce ed è riuscita anche negli anni difficili che abbiamo vissuto, mi riferisco al biennio pandemico, alle situazioni di difficoltà, comunque a tenere e ad essere basandosi su valori e su capitali che sono di fatto resistono un po', no? Dal punto di vista della loro importanza per l'attrattività, perché sono risorse del nostro territorio, riescono a essere, come si dice, più resilienti, cioè più capaci di resistere anche a queste criticità. Lei che conosce poco la Calabria probabilmente, ma ad impronta, che tipo di acquacoltura si potrebbe sviluppare nei nostri mari? Partirei da quel che è anche per noi il futuro di un bellissimo progetto pilota iniziato 7 anni fa, che è l'ostricoltura. Goro oggi è l'unico marineria che produce l'unica ostrica made in Italy. Cosa vuol dire? Che esiste un'ostrica made in Italy? Esiste l'unica ostrica made in Italy, vuol dire da mamma e papà della Sacca di Goro, il nostro biologo che è il massimo esperto di ostricoltura, ma non solo, un biologo a Goro, il dottor Edoardo Turolla, ha riproduce ancora oggi seme da mamma e papà della Sacca di Goro. Per questo noi abbiamo appunto questa produzione made in Italy completamente. Quello che è uno dei patrimoni più importanti della nostra regione, che è proprio il mare, che è un patrimonio che può dare occupazione attraverso la pesca, che può dare occupazione attraverso la pesca turismo, quindi integrare questi due settori tra loro, può dare occupazione anche tramite la ricettività, i trasporti, quindi noi calabresi ci stiamo svegliando, la politica
sta guardando al mare con maggiore rispetto, non solo depredarlo delle proprie risorse, ma cercare di valorizzarlo e di tutelarlo. Quindi questa è una giornata proprio che vuole evidenziare questo aspetto, vuole mettere a sistema tutti quelli che sono gli enti, quindi il FLAG, il Comune, la Regione, per lavorare tutti quanti nella stessa direzione, perché Madre Natura ci ha regalato un territorio magnifico, sta a noi tutelarlo e soprattutto utilizzarlo facendolo conoscere in tutto il mondo. L'idea ci è venuta perché nel report sull'economia del mare che cura ogni anno l'Istituto Tagliacarne, leggendo quel report abbiamo visto che la Calabria è tra le prime 4 regioni in termini di valore aggiunto, di numero di occupati eccetera, quindi credo sia l'unico settore veramente dove noi siamo nei punti. Tra pochi giorni uscirà il nuovo report, quindi potremo anche valutare cosa è cambiato. Assolutamente sì, e poi l'idea è quella poi, diciamo, a monte di queste giornate riuscire a lanciare questa idea di un osservatorio per la blue economy in Calabria, perché ovviamente una regione come la Calabria che ha 800 chilometri di costa non può non basare il proprio sviluppo proprio sui settori della blue economy. Bisogna metterli in rete e guardare questi settori con grande spirito innovativo.